Grazie dell'invito, grazie dell'occasione e naturalmente molte cose sono state dette, quindi su questo possiamo anche, diciamo, salterò alcune cose che avevo pensato di dire e parto appunto dalla tracciabilità e tutto. Noi sappiamo perfettamente che qualunque nostro comportamento in rete nel mondo digitale è tracciato, quindi raccolto e quindi si utilizzano, si raccolgono i dati con la promessa di servizi che sono personalizzati in tutti i settori. La richiesta e la domanda è questa e la promessa è quella di servizi personalizzati, e però dobbiamo chiederci, come è emerso, a misura di chi siamo sicuri che siano personalizzati per me o per altri. E abbiamo capito, è stato detto più volte, che l'elemento fondante di tutta questa economia dei dati, come è stato detto, sono appunto i dati personali che vengono raccolti e che danno potere, effettivo potere, potere in tutti i campi, anzi la forma più forte, più importante di potere che oggi si ha è proprio attraverso i dati, e naturalmente quello che occorre chiedersi è a vantaggio di chi viene usato questo potere, e sappiamo che non sempre, difficilmente, anzi questo viene usato in modo ampio a tutela del consumatore, e i bilanci che venivano ricordati dei soggetti che raccolgono i dati più di tutti dimostrano, come dire, che nella bilancia, nel trasferimento di questo potere non solo economico, come dire, la bilancia pende non dalla parte dei consumatori. Però molte cose sono state dette, occorre ragionare. Prima si diceva nell'introduzione che veniva fatta, si cerca l'attenzione delle persone. Naturalmente questo è un pezzo importante, si ricordava come il mercato della pubblicità, che vive sull'attenzione, sia ormai in mano ai pochi. Questo è un pezzo molto importante dell'economia, ma attenzione non basta, non è solo attenzione, perché quello che si cerca non è solo individuare o mostrare alle persone prodotto con maggiore, che conta molto naturalmente, qualche prodotto con maggiore efficacia grazie alla pubblicità personalizzata, ma è anche, e lo sappiamo, usare e offrire alla persona dei prezzi personalizzati. Quindi perché negli Stati Uniti parlano di più? Forse lì la profilazione consente di dire questo utente è un utente che ha pagato con una determinata carta di credito, che ha bisogno e urgenza di questo bene, io lo so perché sto vendendo lui qualcosa, allora gli faccio pagare qualcosa di più, e lì faccio il business e lì il lavoro è il valore reale dei dati. Ma c'è di più, e quindi non è solo la sfera economica. Se noi ci fermassimo solo alla sfera economica non avremmo il quadro chiaro, perché quello che viene messo in luce, quello che viene colpito, proprio perché i dati sono riutilizzabili in tanti contesti, sono riutilizzabili infinite volte. Io, se mi fermo all'analisi meramente economica, scopro, e lo scopriamo ogni giorno, che io sono un consumatore perdente di fronte a chi ha tutti i dati, perché in questa partita carte lui conosce le carte che io in mano e sa anche in che ordine butterò le carte sul tavolo, perché ha studiato i miei comportamenti, e quindi io non posso non perdere di fronte a prezzi personalizzati, di fronte a come induce e come influenza il mio potere. Tuttavia questo non basta, perché i dati possono essere anche spostati in altri settori, in altri ambiti, ed è stato ricordato quello che è stato Cambridge Analytica e il lavoro che è stato fatto e che noi anche abbiamo fatto insieme all'autorità inglese per cercare di sanzionare e dimostrare quello che forse purtroppo è la punta di un iceberg di qualcosa che sta succedendo e che è possibile, quindi l'influenza in ambito democratico, ma l'influenza nelle decisioni che riguardano la vita di tutti i giorni, perché i dati raccolti sulle abitudini di consumo sono poi spostati quando si deve selezionare una persona per assumerla, quando si deve selezionare un giovane che deve entrare all'università, per profilare la persona a tutto tondo. E allora il passaggio si ha dalla figura del consumatore, come è stato detto anche veniva evidenziato nell'introduzione, nello studio curato dal professor Bassani, si passa dal consumatore al cittadino, perché le dimensioni e i diritti toccati in questo ambito vanno al di là dell'ambito economico.
se noi ci fermassimo a questo perderemmo la partita, l'avremmo già persa all'inizio perché non avremmo capito e visto tutto il quadro nel suo complesso. Allora cosa fa? Nell'ottica, ovviamente, si diceva, e le autorità che sono qui sedute al tavolo devono, ciascuna facendo il proprio mestiere, cooperare fra loro per ottenere il risultato migliore. Che cos'è e cosa offre la normativa sulla protezione dei dati personali? Ha proposto, lo si ricordava, è l'arma che è data, che è la normativa più moderna che è entrata in vigore nel 2018 e che stiamo implementando, offre innanzitutto applicabilità a tutti. Non era assolutamente scontato fino a poco tempo fa che Google, Facebook e tutti coloro che usano i dati di europei siano soggetti a questa normativa, e questo non era scontato e sta diventando un modello, sta diventando una necessità. Seconda cosa, il tentativo che ha fatto è quello di creare delle regole di principio che hanno dei rischi e dei costi, perché possono creare delle difficoltà di applicazione, ma sono le uniche che resistono a quel mare incessante di evoluzione che veniva prima giustamente ricordato, che non consentono una regolazione di dettaglio, che diventa vecchia nel momento in cui è scritta, perché è superata dalle modifiche continue degli algoritmi di Google, come si ricordava. Consente ed è basata quindi su obblighi posti in capo ai soggetti che devono scrivere questi algoritmi, che hanno la responsabilità di scriverli in modo adeguato perché si rispettino quei principi, e che devono poter pagare in modo adeguato, con sanzioni divenute finalmente rilevanti e proporzionate al bilancio globale di questi soggetti, nel caso in cui sbagliano. E le armi che vengono date dalla normativa sulla protezione dei dati personali sono quelle della trasparenza, perché la prima arma è cercare di conoscere, sono quelle della partecipazione, che veniva ricordata prima, perché ciascuno di noi ha il diritto di conoscere, di controllare, di contribuire anche alla qualità del dato che ci riguarda, e nel caso anche di portarlo altrove, il diritto alla portabilità che è stato introdotto dalla GDPR e che consente di liberarsi da un soggetto troppo oppressivo e continuare a fornire dei servizi senza rinunciare a questo. In questo senso la protezione dei dati personali è, come anche si diceva, una disciplina trasversale rispetto alle altre e anche all'attività che fanno i colleghi delle altre autorità, e però, e vengo qui alla, come dire, discussione di oggi, vuol dire e richiede anche a chi opera e chi guarda nell'ottica del consumatore un salto di qualità, un salto culturale che occorre fare, che è quello di non limitarsi anche qui alla dimensione economica del consumatore. Perché? Perché si è detto fra settori economici e settori merceologici ci sono saltati i confini, sia perché i grandi sono così grandi che comprano e fanno tutti i mestieri e quindi si inventano banchieri, battono moneta, fanno tutto quello che abbiamo detto, partendo dall'elemento base che è i dati, quindi, come dire, la regolazione settoriale viene spiazzata dall'aggiunta continua di elementi, sia perché il tema e gli elementi di cui guardiamo sono quelli che attengono, come dicevo, a tutte le libertà di ogni cittadino, non solo le libertà economiche, ma le libertà nel senso più ampio, e quindi la libertà di scelta e di autodeterminarsi, di decidere il proprio percorso, non solo di consumo, senza che sia indotto e previsto dallo Spotify di turno e dal soggetto che ha già previsto e ha già deciso cosa io sceglierò. Se vogliamo mantenere l'essenza stessa della persona, il potere, la capacità di scegliere, di autodeterminarsi, quello che è il libero arbitrio, la filosofia occidentale si è interrogata per secoli, ha costruito per secoli intorno alla dicotomia libero arbitrio o predeterminazione, quanto questo sia possibile oggi è basato sull'uso dei dati e sulle decisioni che vengono fatte sui dati. Allora tutta la normativa sulla protezione dei dati mira appunto a questo, a far sì che, afferma un principio, si è detto, ma questi dati di chi sono? I dati sono degli utenti, dei soggetti a cui si riferiscono, dei cittadini, dei consumatori, e questo è un diritto fondamentale in questa parte dell'Atlantico, in questa regione che si chiama Europa, ed è un'affermazione essenziale, non retorica, fondante,
proprio perché sulla base di questo si decidono tutte le libertà, e quindi in questo la legislazione europea sta diventando un modello in altre aree del mondo. Tutto il Sud America sta praticamente copiando il sistema di regolazione dei dati, e in parte, si è ricordato, l'anno scorso è venuto alla conferenza internazionale, la conferenza mondiale delle autorità di protezione dei dati, che si svolge ogni anno, Tim Cook, e questi grandi soggetti, a partire da Tim Cook, che dicevano la privacy non esiste, la privacy non ci interessa, dicono facciamo una legge federale negli Stati Uniti perché la vogliamo. Attenzione, c'è ovviamente tanto interesse, come i grandi latifondisti che quando hanno conquistato grande terreno cominciano a dire regoliamo e mettiamo palizzate perché il terreno lo vogliamo regolare, ma c'è anche l'esigenza e la comprensione del fatto che la partita è diventata diversa, che se i dati sono tutto e sono l'elemento base su cui si fondano tutte le scelte, non solo le scelte economiche, ma tutte le scelte delle persone, occorre che questi diritti vengano realmente implementati e diventino effettivi. E quindi, e chiudo per non rubare tempo, quello che oggi è richiesto è sicuramente una sfida per le autorità come la nostra e per tutte le autorità che stanno a tavolo, un'autorità come la nostra che sta operando sempre di più a livello europeo. In materia di protezione dei dati, grazie al regolamento europeo, si sta sperimentando una delle forme più avanzate di regolazione europea. Noi abbiamo un board che si riunisce ogni mese in forma plenaria, ma che si riunisce ogni settimana affrontando e utilizzando e esaminando dossier settoriali, che poi decide insieme e cerca di evitare, di garantire l'armonizzazione anche laddove il regolamento non l'ha raggiunta, e cerca di far sì che la regola europea sia tale per cui se anche gli operatori all'interno dell'Europa, e sappiamo che accade anche per ragioni fiscali, decidono di andare in Irlanda piuttosto che in Lussemburgo perché gli conviene, troveranno comunque le stesse regole perché saremo noi a fissare l'Europa tutti assieme, quindi non alla scelta dei paradisi, come ci sono i paradisi fiscali, i paradisi della protezione dei dati, ma effettiva armonizzazione, effettiva implementazione, effettiva tutela di queste regole che sono regole di libertà. E quindi i consumatori e i soggetti che operano in questo ambito devono capire che il loro compito è diventato più alto. La normativa sulla protezione dei dati personali responsabilizza i titolari e dice quando scrivete gli algoritmi, li cambiate ogni giorno, siete voi che avete il dovere per primi di pensare by design, by default, a far sì che questi algoritmi rispettino questi principi, altrimenti pagate. Ma naturalmente sul lato dei consumatori, dei singoli, ma soprattutto dei soggetti che organizzano l'attività del consumatore, c'è uno spazio enorme per aiutare i singoli che di fronte a questi giganti sono naturalmente piccoli, come sono piccoli gli stati, come sono piccole le istituzioni, aiutarli a organizzarli, a guadagnare quella consapevolezza forte del ruolo, quindi del ruolo che hanno i cittadini, del ruolo che hanno però anche le organizzazioni dei consumatori, che sono attori positivi, attori protagonisti di una conquista di tutela dei diritti non solo economici. Quindi, come dire, la protezione di fronte a questo mondo in cui c'è questa forza spropositata, questo potere che non abbiamo mai conosciuto nella storia dell'uomo, che si concentra in poche mani, esistono delle regole, e in questo momento per quella, come dire, la protezione dei dati è veramente uno strumento di tutela, ma va usata, e va usata non solo come singoli, perché è chiaro che al di là della nostra distrazione il singolo consumatore di fronte all'informativa prestampata può poco, occorre un'azione anche dei soggetti che operano nella società, dei soggetti tutti che lavorano e organizzano questa domanda, a capire che il loro ruolo oggi è cambiato, non è più quello solo di chi tutela il contratto economico, ma è un ruolo più ampio, più elevato, che richiede un impegno forte, un impegno di maturità, un impegno di salto culturale che dobbiamo fare tutti insieme, e che moltissimo è affidato anche a chi appunto di tutela dei consumatori si ha. Grazie.